Ciao pagliacce, qua io mi gozzo e bentornati tutti quanti sul mio canale e su questo nuovo video della GTA 5 mod vita reale da bambino con il nostro Ronaldo Junior nell'episodio 70 e passa, non mi ricordo, insomma, vabbè, insomma, ne abbiamo fatti veramente tanti ragazzi, quindi a un certo punto perdo anche io il conto che li creo gli episodi, quindi scusatemi se ogni tanto perdo il conto, comunque tutto quello che vedete lo faccio per voi. Allora, nell'episodio di oggi succederà qualcosa che forse nessuno di voi si aspetta, che nessuno potrà dire ma com'è possibile una cosa del genere. Quindi vi invito a vederlo fino alla fine, perché forse Ronaldo Junior e Jasmine, ragazzi, finalmente forse, dico forse, non lo so, perché ancora non sappiamo se Jasmine sta fingendo o no. Comunque hanno già una casa insieme, Ronaldo non sa niente e ora vedremo un po' cosa andrà a succedere. Prima di passare al video, ragazzi, come facciamo sempre, saluto due di voi su Instagram. Voglio salutare Ema189 e MatteoSanna04 che mi scrivono: sei un grande, continua così che la serie è bellissima e non finirla mai. Parte c'avete ragione, ragazzi, quindi vi saluto tutti e due. Ciao Ema e ciao Matteo, siete due grandi, ricordatevelo, e grazie per il vostro commentone. E anche se voi, tutti che mi state guardando, volete essere salutati da me in tutti i prossimi video, avete la possibilità di farlo, potete farlo. Trovate il mio Instagram qui e in descrizione. Quindi ragazzi, mi raccomando, venite a seguirmi, devastate il tasto segui per rimanere sempre aggiornati anche sui prossimi spoiler. Il nostro Ronaldo Junior oggi è carico più che mai, ma forse non vi siete resi conto in che parte della città siamo. La più affollata, certo, ma anche alla parte centrale. Infatti, guardate dove siamo. Siamo esattamente sotto la banca di, la banca della Mets Bank di Los Santos, la banca più grande di tutta la città. Voi non sapete una cosa molto grave: Ronaldo Junior non so come abbia fatto, ma guardate cosa ha le mani, ragazzi. Riconoscete quella valigia, vero? Voi dovete associare quella valigia ai soldi, perché quando Ronaldo comprava le cose, ragazzi, usava sempre questa benedetta valigia che il nostro Ronaldo Junior ha in mano. Non so come, ma Ronaldo Junior ha accesso a delle carte di credito di papà. Infatti, essendo Ronaldo, ragazzi, vi lascio immaginare quante carte abbia. Ne ha veramente un macello di carte di credito. E quindi, secondo me, avendone talmente tante, che non va a controllare tutti i fottuti acquisti che magari tutti gli addebiti, ecco, che gli vengono dati sulla carta. E giustamente Ronaldo Junior ne approfitta, perché no, ma dai ragazzi, quale bambino non ne approfitterebbe della carta di credito di un calciatore, soprattutto se è suo padre? Tutti, insomma. Bene, quindi non so dove stia andando Ronaldo Junior, ma oddio, c'è poco da immaginare dove sta andando, ragazzi, visto che di fronte abbiamo il Premier Drux Motorsport e chissà che cosa c'ha in mente. Vabbè, ora lo vediamo insieme, vediamo di capire un po' perché ha preso tutti questi soldi, ma è palese il perché, ragazzi. Di certo non vorrà comprare un cono gelato o di certo non vorrà comprare un paio di gomme da masticare. Mi sembra ovvio. Io, Ronaldo Junior, non vorrei seriamente comprare un'altra macchina. Cioè, ragazzi, dai, abbiamo già la mini moto, la Lamborghini e dai, che cosa? Vuoi comprare un'altra macchina, Ronaldo Junior? Non ha senso. Cioè, poi dove le tieni? Tuo padre ti sgama. Ragazzi, non so cosa stia facendo Ronaldo Junior. Oggi è silenzioso, attenzione, non mi parla nemmeno a me, eh? Non sto capendo le intenzioni di Ronaldo Junior. Sta dando un'occhiata alle auto. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un SUV. Qui, ah, oh, sì, è una Mercedes, raga. Ho visto bene. Ma è una Mercedes, sì. È una Mercedes rossa? Beh, questa la comprerei, però no, ragazzi, abbiamo già il sesto elemento, abbiamo la Lamborghini e abbiamo già la mini moto. Allora, sta andando da Simon Ronaldo Junior. Ok, allora vediamo un po' di capire un po' la situazione. Ronaldo Junior sta con la valigia e adesso vi spiego un po' la situazione. Cioè, ragazzi, in realtà c'è poco da spiegare, perché Ronaldo Junior ha messo sulla scrivania di Simon la bellezza di tutti quei soldi, e non so quanti siano. Io spero che Ronaldo non se ne accorga che Ronaldo Junior gli ha fottuto tutti quei soldi dalla banca. Che poi, giustamente, non lo so, non se, prima o poi se ne accorgerà. Allora, Simon sta fumando e Ronaldo Junior sta dicendo che vuole comprare quest'auto e non sta dicendo per chi, quindi penso che se la voglia comprare per sé, anche se io non sono d'accordo sinceramente, e che gli ha portato tutti questi soldi ovviamente di mantenere il segreto, di non dire niente al suo padre, anche perché sappiamo, ragazzi, che Ronaldo compra sempre le auto da qui, che Simon è il suo miglior amico per quanto riguarda la vendita delle auto, e Ronaldo Junior gli fa comprare, gli fa guadagnare altri soldi, però senza dirlo al nostro padre, quindi ci sta la cosa. Però non ho ancora capito perché quest'auto qui. Comunque Simon sembra essere d'accordo, perché non sta dicendo niente, cioè si sta fumando la sua sigaretta. Bene Simon, quindi siamo d'accordo, anche se non è d'accordo, come al solito, il solito accordo, insomma, scusate il giro di parole, i soldi, la macchina, e non dice niente. Ciao Simon, ci sentiamo. Oh, scusa,
ci sentiamo. Allora, tanto poi devo riprendere anche la valigia. Sicuramente, ragazzi, non oso immaginare quale macchina prenderà Ronaldo Junior, perché è palesissimo che prenderà la Mercedes. Mi sembrava praticamente ovvio. Ronaldo Junior, che cosa vuoi fare con quest'auto? Fammi capire. Diciamo la verità, ciò che è giusto è bellissima come auto. Cioè, ora la usciamo anche alla luce del sole. Oddio, c'ha un colore rosso metallizzato veramente da paura, da bomba. Non so precisamente perché abbia comprato questa macchina, non ne ho l'idea, ma penso che adesso stia tornando a casa, giusto? Ronaldo Junior torna all'Osservatorio Galileo. No, invece no! Oddio, ragazzi! Sta tornando a casa sua, cioè la casa che ha comprato con Jasmine! Ronaldo Junior, ma non avrai mica comprato... Ragazzi, non avrà mica comprato la Mercedes a Jasmine? Qui puzza qualcosa. Ronaldo Junior... che stai combinando? Ok, ragazzi, inizio a pensare, infatti mi puzzava molto, che l'auto che abbiamo appena comprato sia per Jasmine, perché Ronaldo Junior, ragazzi, sapete che voleva farlo con Jasmine, nonostante che nello scorso episodio non abbiamo avuto il tempo, perché diciamo che siamo stati a vedere, cioè è stato l'episodio di GTA 5 Media Misteri e non abbiamo avuto il tempo. Quindi Ronaldo Junior, penso che, mi viene da pensare che a questo punto abbia preso quest'auto come regalo per Jasmine per celebrare il loro fidanzamento, che sia finto o meno, non lo so. Insomma, per poter, non so, fare trick e track insieme quando ci sarà l'occasione. Quindi Ronaldo Junior penso che abbia comprato l'auto come regalo perché poi Jasmine possa ringraziarlo in un altro modo. Insomma, avete già capito. Quindi non so se sia questo il motivo, io penso di aver capito così. Cioè, io conoscendo Ronaldo Junior, ragazzi, vi dirò, il motivo secondo me è questo. Comunque dovremmo essere questi arrivati a casa, giriamo a sinistra e siamo arrivati alla casa segreta di Ronaldo Junior e Jasmine, che vi ricordo che papà ancora non sa niente. Comunque, a prescindere da quello che sarà, lo stiamo per scoprire, perché siamo arrivati a casa. La riconoscete, la strada sterrata e la villa che troviamo sulla destra è appunto casa nostra, che abbiamo preso con Jasmine. Non so quanto l'abbia pagata Ronaldo Junior, ancora non me l'ha detto, poi io devo chiedere comunque. Quindi lasciamo la Mercedes qui, ora andiamo a chiamare Jasmine. Infatti, ragazzi, lo sapevo, Ronaldo Junior sta proprio facendo quello che avevo immaginato. Sì, però Ronaldo Junior senza cadere giù, dai poverino, stai a cadere e fa un casino della madosca. Jasmine, amore, patata, dov'è Jasmine? Jasmine? Forse sarà su in cucina, ragazzi. Starà preparando il pranzo? Che ore sono? Infatti sono le 13:18. Starà preparando il pranzo. Ma dove non ce l'aveva a salire due scale? Mamma mia! Jasmine? Ah, ecco, ragazzi, è proprio lì. Sta al telefono. Poi se starà vedendo... sì, ragazzi, perché oggi le ho chiesto: Jasmine, ma fammi la pasta alla matriciana, porca miseria. E starà vedendo la ricetta su internet. Jasmine, ho una sorpresa per te. So che dovrei andare a scuola, ragazzi. Sapete da quanto tempo Ronaldo Gino non va a scuola? Mi sembra che l'abbia marinata da 2 settimane e mezzo, da quando si è incontrato con Jasmine, da quando vivono insieme, per dire. Infatti Ronaldo, ragazzi, sta a fare un po' di domande. Poi dobbiamo stare anche attenti un po' a sta cosa. Sono anche detratato. Jasmine, poi me la cucini la pasta alla matriciana? Ascolta, ho una sorpresa per te. Oddio, si è buggato, ora l'ammazzo. Oddio, Jasmine, scusa, ho una sorpresa per te, vieni un attimo un po' nel garage insieme. Bene, ragazzi, è proprio questa la reazione che mi aspettavo. Jasmine, per celebrare il nostro fidanzamento, che poi, che sia finto o meno, ragazzi, non lo so, però Ronaldo Junior, lasciamoglielo credere, giustamente, ai suoi sogni da bambino. Poi, Ronaldo Junior, secondo me, ragazzi, stando con Ronaldo, è già diventato grande di suo dentro, secondo me. Comunque, cara Jasmine, amore mio, sei bellissima con quelle tette che ballano, che saltano, che fanno la samba. Per celebrare il nostro fidanzamento, questa è la tua nuova Mercedes che ti ho regalato. Piace? Penso di sì, ragazzi, dalla sua reazione, un altro po' cade tutta la casa per quanto sta saltando. Ed era proprio questa la reazione che mi aspettavo, ragazzi, di avere Jasmine che era felice e euforica. Perché, ragazzi, quando Jasmine è felice e euforica, significa che... Posso farlo? Posso farlo? Che lo vuole fare, quindi ora glielo chiediamo. Quindi Jasmine, in onore di questo nostro fidanzamento, sono passate 2 settimane, direi che possiamo provare anche a farlo, no? Ti va? Possiamo? Basta, ho capito che ti piace e basta saltarmi, mettermi le tette in faccia, porca miseria. Non ci credo, raga. Ho detto di sì. Oddio, mo sto a spaccare tutta la scrivania, se ne sta venendo a pezzi. Ragazzi, non ci credo, Ronaldo Junior e Jasmine faranno un figlio. No, no, aspetta, non corriamo adesso. Cioè, ci provano, no, no. Poi, immaginate la reazione di Ronaldo di essere nonno con Jasmine. Mamma mia, ragazzi. Allora, ragazzi, vediamola da un altro punto di vista. Dato che comunque
una mod particolare permette di far vedere tutto il mondo di GTA da un'altra prospettiva, oltre che in terza persona e in prima persona c'è, ragazzi, la cosiddetta visuale libera. Ecco ragazzi, vediamola da questa prospettiva. Allora, secondo me, non so se faranno un figlio, non lo so, decidete voi il nome sotto i commenti, non ne sono sicuro, ma sarebbe una cosa senza senso, anche perché Ronaldo Junior, se non sbaglio, aveva anche ingravidato la sua ex fidanzata. Attenzione, ci saranno un voto di Ronaldo Junior Junior in tutta la città di Los Santos, perché Ronaldo Junior sta creando un esercito in segreto di nascosto per conquistare tutto il mondo. Voi ve lo pensate una cosa del genere? Comunque, datemi il vostro parere. Comunque, è la prima volta che Ronaldo Junior e Jasmine lo fanno, finalmente. Spero che non sia una finta, anche se vedo Jasmine con gli occhi, perché Jasmine ha gli occhiali mentre sta sul tavolo da biliardo. Vabbè, non lo so ragazzi, non ci interessa. Comunque, fatto sta ragazzi che è così che lo stanno facendo, quindi buon per loro, buon per Ronaldo Junior. Allora ragazzi, la sessione di yoga, come la chiamava mio padre quando lui e mamma lo facevano e io arrivavo, che pensavo fossi io cretino, ragazzi, invece sapevo benissimo cosa stavano facendo. La sessione di yoga è finita, direi che è stato molto bello per Ronaldo Junior. Sono le 2:30, dovremo mangiare. Ronaldo Junior, sei contento? La sua faccia non ispira molta fiducia. Comunque ragazzi, dentro secondo me è veramente contento, sta tipo esplodendo di gioia. Nei commenti aspetto i vostri pareri su se devono fare un figlio e cos'altro vorreste vedere di questi due pazzi ormai, perché sono pazzi, vivono insieme, nei prossimi video. Quindi mi raccomando, lasciate anche un bel mi piace per supportare il video ed iscrivetevi al canale, cosa importantissima di cui già vi ringrazio. Vi ricordo in super descrizione le maglie ufficiali di Omegozzo in super edizione limitata, lo dice anche Ronaldo Junior, e le rimanenze delle maglie della vita reale da calciatore con Cristiano Ronaldo e Ronaldo Junior. Detto questo ragazzi, qui è Ronaldo Junior più pompato e gasato che mai con Jasmine. Quindi ragazzi, Omegozzo, grazie a tutti per la visione e ci sentiamo al prossimo video. Ciao!